Non vi spaventino le molte insidie della bestia infernale. Gesù, che è sempre con voi e che combatterà con voi e per voi, non permetterà giammai che voi possiate venire contraffatta e vinta. Ben ritrovati, cari fratelli e care sorelle, cari amici, anche cari confratelli qui dagli studi di Teleradio Padre Pio per un pensiero e il buongiorno di Padre Pio con una lettera famosissima peraltro rarissima, che Padre Pio indirizzò e scrisse ad Annita Rodote, quando appunto gli era stato ingiunto il silenzio e grazie al quale riusciva a rimanere in contatto via epistolare con le sue figlie spirituali. Questa è Annita Rodote, una delle figlie spirituali di Padre, delle prime figlie spirituali di Padre Pio. Che cosa contiene il pensiero di questa lettera, come abbiamo sentito? Si parla del maligno che porta ad essere tentati, che porta ad essere provati, che ci incute, dice Padre Pio, lo avete sentito, paura e tremore. Ora, qui mi sia concesso aprire uno squarcio molto interessante riguardante una sezione della spiritualità di Padre Pio che è stata non del tutto studiata. L'anno scorso, nel 2019, mi sia concessa la citazione, ho pubblicato un volume piuttosto consistente dal titolo Angeli e demoni in Padre Pio, il mondo interiore del santo stigmatizzato, dove ho fatto vedere, prima di arrivare subito ad Annita Rodote, come anche Padre Pio, soprattutto di notte, fosse, uso il termine dichiaratamente, vessato da Barba Blu, cioè dal diavolo, dal Satana, dal maligno, che continua anche adesso a insinuarsi tra quelle fessure più inimmaginabili della nostra esistenza, anche se è vero, come ho dimostrato nel libro, che era continuamente consolato da tanti angeli che gli facevano compagnia, soprattutto durante le ore notturne. Annita si confida con Padre Pio e pure lei gli dichiara di essere, per così dire, continuamente disturbata, vorrei dire proprio vessata da voci, da suoni, da rumori di questo maligno che porta delle tenebre. Ma Padre Pio gli dà tre suggerimenti che sono fondamentali e che lui può dare perché aveva sperimentato nella sua persona. Attenzione, ripeto, sono fondamentali. Primo, Gesù Cristo risorto avrà sempre la meglio su Barba Blu, cioè sul male che, fratelli e sorelle, dobbiamo essere coscienti è realmente presente nella società e nella nostra ferialità, talvolta anche all'interno della Chiesa. Gesù sarà sempre il vincitore. Secondo, nella sua divina provvidenza, Dio Padre permette che noi siamo tentati dal demonio, dal maligno, dalle tenebre, proprio per essere veramente cristiani. Cristiformi, si dice esattamente in linguaggio teologico, come infatti fu tentato Gesù per 40 giorni e 40 notti quando fu sospinto nel deserto. Quindi uno che non fosse, o una che non fosse tentato dal maligno, di per sé, a rigore di termini, non sarebbe un autentico cristiano. Ma è la terza intuizione o il terzo suggerimento che Padre Pio dà per consolazione ad Annita Rodote, ed è questo: quando gli dice tu entri nelle tenebre che ti procura il maligno, stagli lontano, fuggi via. Peraltro lo dice anche Papa Francesco in vari suoi interventi: quando noi sentiamo vicino a noi la presenza del male, non bisogna trattare con il male, bisogna semplicemente rifuggirlo, scappargli, stargli lontano. Ma vorrei concludere con un messaggio di speranza. È vero, il male può essere presente nella nostra vita, lo è. Noi siamo creature fragili, siamo
creati a immagine e somiglianza di Dio, come dice Padre Pio, ma abbiamo appunto il vulnus del peccato originale che ci è stato cancellato nel giorno del nostro battesimo, ma che ha lasciato la ferita della concupiscenza. Quindi, diciamo così, il male può sempre cercare di avvinghiarci, di avvolgerci, no? E di provocare in noi la caduta nel peccato. Ma ci sono sempre anche gli angeli custodi, che sono appunto gli intermediari tra l'onnipotenza di Dio e la nostra ferialità, la nostra banalità. Ora, se dovesse esserci questa presenza del male, questa tenebra, questa mancanza di luce, ricordiamoci sempre che anche Gesù fu tentato dal diavolo. Ma come riuscì a vincerlo? Presentandogli la vittoria della parola di Dio, tratta dalla Sacra Scrittura. L'insegnamento conclusivo di questo stupendo pensiero di Padre Pio è questo: ti senti tentato dal male o dal diavolo? Apri la Sacra Scrittura, invoca lo Spirito Santo e tutte le tenebre e le tentazioni spariranno come in una bolla di sapone.